Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 28 gennaio. Questa sera c'è Quarta Repubblica, questa sera ci saranno vari ospiti che spero siano interessanti, anche se ovviamente l'atteggiamento di molti di quelli che stanno qua sul sito sono dell'idea di avere una trasmissione sempre fatta al loro uso e consumo, soltanto con gli ospiti che vogliono loro. Io ovviamente devo fare una scelta un po' più ampia. Questa sera ci sarà Di Maio, poi ci sarà Tajani, poi parleremo di immigrazione, ovviamente della Sea-Watch, insomma ci saranno tante cose. Alla fine il processo di questa sera sarà quello: i giudici ce l'hanno o no davvero con Salvini? E risposta a cui ognuno di voi può dare ovviamente la sua interpretazione. Buongiorno Rosanna, buongiorno Laura, anche Giancarlo lo vedo, ciao, e Luciana. Allora, che cosa sta succedendo sui giornali di oggi? Molto semplice, la questione Sea-Watch è la grande questione politica italiana, incredibile, ciao Paolo, perché ci sono 47 migranti a bordo e questo, diciamo, passi, visto che in Italia ce ne sono 600.000 irregolari. E in questi migranti però dividono, diciamo, l'Europa e il governo, perché il governo dice non vogliamo che sbarchino, lo dice in maniera durissima Salvini, non durissima, nettissima, scusatemi, anch'io vengo ingannato dal luogo comune per cui si è duri nel mantenere la propria posizione. E invece ieri c'è stato l'assalto alla barca da un gommone guidato, sapete, col volante, neanche il timone, guidato dall'unica che era dotata di patente nautica, cioè Stefania Prestigiacomo. Quindi ieri che cosa è successo? È successo che c'era una nave che non viene sbarcata, ci sono 47 persone a bordo, Salvini dice che non deve sbarcare e c'è un gommone di parlamentari, uno di Forza Italia, secondo me centrodestra l'attribuirei, almeno così pensavo nel passato, l'altro degli ex Rifondazione Comunista, fra Togliani, e l'altra dei radicali, cioè quelli, ciao Gabriele, ben trovato, e l'altra dei radicali guidata da Maggi, che ieri peraltro i giornali oggi testimoniano come si siano divisi in più Europa tra Cappato e Della Vedova, che diventa segretario in bocca al lupo. Allora, il punto fondamentale è: io non voglio essere irrispettoso nei confronti di nessuno, ma secondo voi, secondo quelli che seguono questa zuppa, che senso c'ha? Che messaggio dà Stefania Prestigiacomo, un'ottima parlamentare dal 94 di Forza Italia, che è 25 anni in Parlamento, oggi si celebra la festa di Forza Italia? Che senso ha che una parlamentare di Forza Italia vada a ispezionare e a solidarizzare con una barca battente bandiera olandese di un ONG tedesca che è intestata a un signore che ha due negozi e che va a recuperare i migranti nelle acque libiche e che potrebbe essere indagata oggi, spiegano tutti quanti i giornali, e sequestrata perché gli avevano detto porta i migranti, visto che c'è un ciclone, non in Sicilia, che è lontana, a Siracusa, dove povera la Prestigiacomo risiede evidentemente, ma a Tunisi? Beh, non hanno obbedito agli ordini, sono andati a Siracusa, ovviamente facendo rischiare la vita a questi uomini, perché sapevano che quello non era un porto sicuro, come ci raccontano, ma era un porto in Europa, e l'Europa ha nell'Italia il suo tallone debole. La Prestigiacomo, vedete, è inutile che si facciano processi e quei deficienti che la insultano, e spero che non ce ne sia nessuno qua in questo blog in maniera sessista, il punto è molto peggiore, politico. La Prestigiacomo è sempre stata una maverick di Forza Italia, una donna che ha avuto posizioni, se volete anche coraggiose, ma diverse rispetto a quelle della dirigenza. Penso alle unioni civile, penso all'eterologa, tutte cose che oggi ricordava, mi sembra, La Verità di Belpietro, che ovviamente diceva: ma secondo voi, ed è la domanda che faccio io a voi, ma Forza Italia, un partito schiacciato al centro destra dalla Lega, che sull'immigrazione e la flat tax ha preso temi di Forza Italia, ma secondo voi alle europee Forza Italia dove trova uno spazio politico? Con Fratoianni? Potete essere d'accordo o non d'accordo su quello che fanno Salvini e compagni, non voglio entrare nel merito, io sono d'accordo, ma chi se ne frega, ma secondo, non un genio del marketing, ma dove li prende i voti Forza Italia? Li prende tra quelli che sono esasperati dall'immigrazione o tra quelli che a Milano 1 e Roma 1 votano PD e hanno fatto della sindaca di Lampedusa il mito mondiale? Dove li prende? Secondo voi 2 più 2? Io dico, da una persona che è 25 anni che è in Parlamento, poi ci sono le questioni di coscienza che io rispetto, lei e Micci che pensano questa cosa,
perfetto, lo pensasse anche Berlusconi, meglio, fate quello che volete. Poi però io mi chiedo, ma poi secondo voi questo è un messaggio politico per cui dopo piagnucolate se prendete il 7%? È colpa dei giornalisti? È colpa dell'informazione? È colpa di Del Debbio che oggi, ripete, ci racconta sulla Verità, intervistato da Daniele Capezzone, che ritornerà in televisione a febbraio. Sono molto contento che Paolo Del Debbio venga in televisione, molto dispiaciuto perché io l'ho invitato alla mia trasmissione e Paolo dice, ah no, finché mi hanno detto che non posso andare in televisione, lo troverò sicuramente a Rai 3 da qualche altra parte, però faccio grandi auguri a Del Debbio perché secondo me è un grandissimo, oltre che filosofo, un grandissimo giornalista, ed è molto bella l'intervista che oggi gli fa Capezzone, che dà il senso e lo spessore di un grande, voglio dire, pensatore, tra l'altro forse uno degli ideatori di Forza Italia, e oggi dice delle cose sacrosante, giustissime, che sono proprio queste, cioè la confusione nell'elettore quando vedo che Forza Italia con comunisti e radicali di più Europa si presentano sulla Diciotti. Tra l'altro oggi la Gabanelli, che certamente non sarà una delle mie letture preferite, ma con i dati io sono sempre affascinato quando vedo i numeri, beh, oggi dice dove finiscono i minori, perché in questa nave ci sarebbero i minori. Io direi dove finiscono tutti quanti, perché basta vedere come sono i centri di accoglienza, basta vedere le nostre stazioni, basta vedere se la Prestigiacomo era tanto impressionata da quello che avveniva in quella barca. Qualche periferia di Siracusa, qualche periferia di Catania, qualche periferia di Palermo, non è che stanno molto meglio quelli che stanno in quelle periferie? E secondo te i 47 dove vanno a finire? Vanno a finire al De Russi a Roma a prendersi uno champagnino? No, non vanno a finire là, non vanno manco a fare i camerieri al De Russi a prendersi lo champagnino, andranno ad alimentare una situazione drammatica in cui ci sono le nostre periferie, che probabilmente lei frequenterà meno delle navi di quel momento. Detto questo, io rispetto le scelte di tutti, non voglio rompere le balle a nessuno, ma chiedo e dico, avete letto oggi che fine fanno i minori che arrivano in Italia? I minori che arrivano in Italia, ci spiega i dati del Ministero, secondo quello che dice la Gabanelli, sapete che cosa succede in questi minori? Beh, almeno 5.000 di questi sono scomparsi, non sappiamo dove siano. Molti di questi in realtà vengono in Italia, ci sono tante lungaggini burocratiche, non vanno nei centri di accoglienza, non vanno nelle case famiglie, dove non vanno e scompaiono, e vanno direttamente a fare i ricongiungimenti per cavoli loro. Quindi intraprendendo un'altra, diciamo, odissea. Il punto è che noi l'odissea nel mare piangiamo, perché in realtà siamo tutti là a guardarla, e l'odissea a terra facciamo finta che non esista. Va bene? Questo è quello che sta succedendo. Poi dopo tu dici, beh, cavolo, Porro, sei diventato veramente un filo governativo. Poi ti leggi Tridico. Tridico è un professore di economia comunista, marxista, cioè non è che ci sono vie di mezzo, marxista! Tra l'altro oggi, ritornando prima, voglio chiedere a Tajani, che verrà questa sera, che ne pensa di questa roba dell'ispezione della Sea-Watch, ispezione si fa per dire, da parte dei suoi compagni di partito. Ma vado oltre. Tridico, poi qualcuno mi dice, ma tu parli male di tutti, io non faccio il politico, me ne fotto, non farò mai il politico, il mio è un lavoro semplicissimo. Il lavoro dei politici, di Frato Ianni, della Prestigiacomo, di Di Maio, è complicatissimo, è molto più facile fare il mio, che sto a casa a dire quattro minchiate, obiettivamente, quindi io non mi voglio sostituire a loro, però voglio dare degli spunti di riflessione a voi che ascoltate politici e spero anche leggiate qualche giornale. Allora, Tridico oggi sul Corriere della Sera cosa ci dice? Ci dice delle banalità sul reddito di cittadinanza false! False! Il sottosegretario al Ministero del Lavoro, Di Maio, comunista, il che è legittimo, ma basta che riempiate il contenuto del Movimento 5 Stelle di quello che è il loro pensiero economico, comunista, a differenza di quello che sembrava ieri Di Maio, e spero che Di Maio dia l'impressione questa sera, diceva tutte delle cose fantastiche del reddito di cittadinanza. Io condivido solo una cosa con lui. Facciamolo partire. È stato votato questo reddito di cittadinanza degli italiani, gli hanno dato il 33% al Movimento 5 Stelle, e lo facessero. Ci costa caro, ma lo facessero. Ogni governo fa la sua marchetta elettorale. Le ha fatte Berlusconi, le ha fatte Renzi, perché non gliela facciamo fare a loro? E su questo lui ha molta ragione. Cioè, io l'altro giorno su Twitter vedevo uno di voi che faceva un commento: ma scusatemi, tutta sta pippa qua l'abbiamo fatta sulla famosa 104, per cui in Italia c'è il 50% di persone che ha la 104 in realtà non assiste i disabili o i malati e assiste soltanto se stesso. Hanno perfettamente ragione, gli stanno facendo i raggi X così. Ma quando il sottosegretario del lavoro, a parte le questioni ideologiche sul reddito di cittadinanza, racconta le balle, bisogna sottolinearle. Perché racconta le balle? Perché lui dice che il reddito di cittadinanza, vedete, vale per
Adesso me lo sono segnato, 1 milione, la platea del Rei, cioè di quello fatto da Renzi, era di 1 milione, mentre questo è di 5 milioni, e la platea e il costo di questo è il costo di questo è 2 miliardi, e il costo di questo del Rei era 2 miliardi, mentre quello precedente mentre questo darà 8 miliardi. Ecco, non darà 8 miliardi il Reddito di Cittadinanza, è falso. Basta leggere la relazione tecnica che ha fatto il Ministero, basta leggere la relazione tecnica che ha fatto lo stesso ufficio di Tridico, e non riguarda, non sono 8 miliardi, il Reddito di Cittadinanza sono 5,6. Perché vi dico questo? Non me ne frega niente, 1 miliardo più, 1 miliardo meno, lo paghiamo noi. Ma il punto è che è falso, dice una bugia, è totalmente falso. Come in politica estera stanno dicendo una balla tutti quanti. Oggi c'è un'intervista di Di Stefano che dice: ah no, su Maduro noi non vogliamo l'ultimatum alle elezioni. È una balla. Basta leggersi invece sulla stampa l'intervista a una altra grillina che dice il contrario, bisogna arrivare alle elezioni. Basta leggere Di Maio sulla stampa, scusatemi, Salvini sulla stampa, che dice: siamo divisi, non diciamo minchiate, Maduro è un dittatore, cosa che è peraltro evidente a tutti tranne che ai Grillozzi. Sostanzialmente oggi Repubblica fa un bel servizio con la Cuzzocrea e mi sembra qualcun altro, in cui mette tutti gli elementi su cui questo governo è diviso. Ma io aggiungo, questo governo ha avuto la capacità di fare compromessi straordinaria. Uno voleva il reddito di cittadinanza, l'altra le pensioni, le hanno fatte tutte e due riducendo, non mettendo gli 8 miliardi che dice Tridico, ma i 5. Quindi sono dei grandissimi democristiani della Prima Repubblica, straordinari. E così riusciranno a fare su Maduro, e così riusciranno a fare su tutti gli altri temi che oggi Repubblica rivedeva divisi. La TAV, le trivelle, che altro metteva oggi Repubblica? Ve le leggo tutte. TAV, trivelle, l'autonomia delle regioni, l'immunità e appunto il Venezuela. Sulla flat tax oggi mi aspettavo di più, perché il Sole 24 Ore del lunedì, che è il Sole Precotto, sembrava fare un grande approfondimento sulla flat tax. In realtà è un riassuntino di quello che già tutti noi sappiamo sulla tassa piatta, fino a 65.000 euro, vale il 15%, quali sono le detrazioni, chi può farne parte, insomma un compitino della terza elementare, se qualcuno ha letto i giornali. In realtà il Sole ogni tanto ci azzecca, altre volte no. In questo caso aspettavo super approfondimenti sulla flat tax, non li troverete, non leggetelo. Rizzo su Repubblica si chiede che fine ha fatto dal 13 settembre che manca il presidente della Consob. Devo dire che ha perfettamente ragione, hanno fatto fuori dopo 4 mesi il precedente perché non gli piaceva, e questo non lo stanno nominando. Rizzo lo ricorda, sembra una operazione da Prima Repubblica. E l'ultima cosa di cui vi voglio parlare è una bomba. Ah, ciao, un saluto dalla Lombardia, dalla Romania, una bomba nelle Filippine. Allora, voi dovete sapere che quando ammazzano 9 filippini e 18 filippini e ne feriscono 90, 18 morti e 90 feriti, in Europa ce ne freghiamo. In realtà è un Bataclan, ma è peggio di un Bataclan, perché questa bomba è stata messa per l'ennesima volta davanti a una chiesa. Hanno ucciso alle 8:30 delle persone che avevano un solo difetto, e cioè quello di andare a pregare una religione che questi bastardi di fondamentalisti islamici non accettano, chiaro? E noi facciamo finta di nulla, perché noi siamo assuefatti ai 18 morti nelle Filippine, tra l'altro nella regione in cui hanno dato forte autonomia, sapete a chi? Proprio ai musulmani, perché in quella zona ci sono dei musulmani che vogliono la loro cazzo di autonomia, e con il risultato dell'autonomia è una bella bomba, l'ennesima, in quella, davanti a quella cattedrale hanno ucciso anche il vescovo filippino, noi ce ne fottiamo, hanno ucciso un vescovo, hanno ucciso 18 filippini, voglio dire, voglio fare la guerra santa? No, ma voglio che si capisca come c'è in atto una guerra di religione, e che paesi tranquilli, serafici, straordinari, le Filippine, la Thailandia, l'Indonesia, cioè nella zona più popolosa del mondo, questo virus, che è molto più pericoloso di tutti quelli che possiamo immaginare, sta prendendo piede, e bisogna risolverlo questo problema, bisogna capirlo, affrontarlo, non si può pensare di girarsi dall'altra parte. Una bomba in cui sono stati uccisi cattolici, e i cattolici potevano essere filippini, italiani, francesi, tedeschi, erano solo per la loro religione. Se questo a voi non vi sembra sconvolgente, a me tale sembra. Ve lo segnalo oggi su tutti i giornali, ovviamente non nelle prime pagine. Direi che per oggi è tutto. Noi questa sera ci vediamo a Quarta Repubblica. Molti di voi non vorranno vedere Di Maio, altri non vorranno vedere Vauro, altri non vorranno vedere la Chirico, altri non vorranno vedere Tajani. Io non so che cosa devo fare, non riuscirò mai a accontentare nessuno, cercherò di accontentare soltanto quei 4 della zuppa che mi seguono da anni e che sanno che per un liberale la polifonia delle voci è importante, e soprattutto far sentire quelle più cretine dà il senso di quanta ragione forse noi si abbia. Ciao ciao ciao.